Cristo è il centro nelle apparizioni mariane. Nel passato, nelle apparizioni autentiche, quindi riconosciute dalla Chiesa, si ricorreva meglio, per esempio, alla paura di Dio e al castigo di Dio. Ma quando questo avveniva, per esempio nell'apparizione di Fatima o nell'apparizione di Lourdes, il tempo era molto diverso da noi, era molto diverso da oggi. Il tempo, la teologia, il modo di annunciare il Vangelo differiva perché riflette in un certo senso anche la cultura del tempo. Ma che cosa, ecco, ci dice padre Stefano Cecchin a proposito della paura di Dio, del castigo di Dio, che spesso ricorrono in delle apparizioni? Il cuore del Vangelo non è il terrore dell'inferno. Si può parlare dell'inferno, ma il cuore del Vangelo non è l'inferno, eh? Il messaggio evangelico è prima di tutto un annuncio di gioia. Che cosa dice a Maria l'angelo? Rallegrati. E il motivo della gioia è dato dal fatto che Dio ama, che Dio perdona e che Dio offre suo figlio per tutti gli uomini, anche se sono peccatori. Questo deve essere chiaro perché, come abbiamo detto, nelle apparizioni mariane autentiche vi è sempre il centro, è Cristo, quindi il centro è il Vangelo di Cristo. E il centro del Vangelo non è la paura di Dio, non è l'inferno, ma è l'amore di Dio, è la misericordia di Dio che procura gioia, questo Dio che si incarna nel Figlio per salvarci, per salvare noi che siamo peccatori. E conclude padre Stefano Cecchin: non un'immagine di paura, insomma, anche se il problema è che il diavolo vuole dividere la Chiesa e per riuscirci si avvale anche di pseudo rivelazioni. Allora attenzione, attenzione a queste pseudo rivelazioni e affidiamoci, come ci insegna la Madonna, alla Chiesa. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.